chiama Bourbon Argos, la nave che ieri è arrivata nel porto di Augusta in Sicilia dopo aver salvato 477 persone al largo della Libia. A bordo medici, infermieri e mediatori culturali per poter offrire immediato soccorso e assistenza, in primo luogo a donne e bambini. È la nave di Medici Senza Frontiere. Abbiamo parlato con Loris De Filippi, responsabile delle missioni di salvataggio nel Mediterraneo. L'Expo 2015 entra nel vivo e affronta i temi centrali dell'esposizione: sicurezza alimentare e sostenibilità delle produzioni. Ne parliamo con Andrea Sisti dell'Organizzazione Mondiale degli Agronomi, che ieri ha inaugurato la Fattoria Globale, uno sguardo sull'agricoltura del futuro. Il centro storico di Firenze, messo in subbuglio per due settimane dalle riprese del film Inferno, tratto dal bestseller di Dan Brown, così come a marzo era capitato al centro di Roma per una pellicola di James Bond, una Hollywood diffusa nelle nostre città d'arte grazie ad esenzioni fiscali e esigenze turistiche. In pericolo uno dei tesori archeologici più preziosi al mondo, l'antica Palmira in Siria. I miliziani dell'ISIS hanno lanciato un'offensiva nella regione e sarebbero arrivati a pochi chilometri dal sito di epoca romana. Ne abbiamo parlato con l'archeologa Maria Teresa Grassi, che prima della guerra civile ha diretto una missione italiana a Palmira. È uno dei templi del calcio mondiale, vi hanno giocato campioni come Di Stefano, Maradona e Tevez. La Bombonera di Buenos Aires è stata ieri teatro di gravi incidenti. Durante il derby Boca Junior River Plate, la sfida più accesa del calcio argentino, tifosi del Boca hanno lanciato sostanze urticanti contro i giocatori del River e l'incontro è stato immediatamente sospeso. Buona giornata dalle TG Cronache. Dunque, in questi mesi abbiamo visto soprattutto navi militari soccorrere gli immigrati al largo delle coste della Libia, nel Mediterraneo, ma accanto a Guardia Costiera, Marina, Guardia di Finanza e le altre forze di polizia ci sono anche i Medici Senza Frontiere con due imbarcazioni. L'ultima, la Bourbon Argos, ne ha soccorsi 477, sono soprattutto eritrei, molte donne, molti bambini. A bordo ci sono medici, infermieri, operatori culturali che operano direttamente sul campo e non a caso l'organizzazione Medici Senza Frontiere aveva appunto ricevuto anche il premio Nobel per la pace. Una nave per soccorrere migranti in mare, ma non come le altre navi che incrociamo nel Mediterraneo, non fa parte di flotte militari o commerciali, è una nave pronto soccorso con a bordo un equipaggio di 26 tra medici, infermieri e mediatori culturali. È salpata sabato scorso ed è subito entrata in azione. È la Bourbon Argos, la seconda imbarcazione di Medici Senza Frontiere che si è aggiunta a My Phoenix nell'ambito dell'operazione di ricerca e soccorso e che in pochi giorni ha già salvato più di 400 persone. Erano partiti dalla Libia con una barca in pessime condizioni, una barca che li teneva assieme tutti. Ci siamo anche stupiti per vedere il numero di persone che sono uscite, insomma, da quella imbarcazione. Siamo riusciti a prenderle in tempo e ad attraversare il Mediterraneo quando le condizioni meteo si stavano già mettendo al peggio. Si è conclusa ieri ad Augusta la prima operazione con il salvataggio e poi il trasporto di 477 migranti, tra di loro donne e bambini, nella maggior parte eritrei partiti dalla Libia su una nave di fortuna che non ce l'avrebbe mai fatta completare la sua traversata. L'importanza dell'intervento di Medici Senza Frontiere, quello di un gruppo di specialisti capaci di affrontare problemi sanitari già durante le operazioni di soccorso in alto mare. Le condizioni generali erano abbastanza buone, a parte alcune persone che erano già approvate dal viaggio o qualche persona, insomma, con delle sintomatologie legate, per esempio, alla malaria in un caso e in altri casi ad altre patologie. Ci hanno raccontato appunto della fuga dal loro paese e quindi la disperazione li ha spinti, insomma, a spingersi il più rapidamente possibile verso la Libia. In Libia sono rimaste alcuni mesi e da lì hanno tentato in tutti i modi, insomma, di raggiungere un paese stabile. L'approvazione dell'agenda europea sulla migrazione prevede cambiamenti per quanto riguarda la distribuzione dei profughi, ma anche sulle operazioni in mare. Si prevedono anche cambiamenti per quanto riguarda l'intervento nei confronti dei trafficanti di morte, misure che secondo il direttore di Medici Senza Frontiere possono essere utili, ma rischiano di non risolvere la questione. I paesi da cui scappano le persone sono paesi spesso e volentieri privi di stabilità, con delle
grandissime, con gravissimi problemi legati ai conflitti. Io credo che l'Europa abbia un ruolo da giocare lì. Se nel campo profughi di Dadaab il Kenya, come sembra, vuole chiuderlo, è un campo profughi dove ci sono 350.000 somali, ormai da 20 anni stabilmente nel nord-est del Kenya, dopo i fatti di Garissa terribili di qualche settimana fa, questo vorrebbe dire che queste 350.000 persone sarebbero lasciate a loro stesse, non rientrerebbero, o almeno una parte di loro, in Somalia, perché è un paese altamente instabile, e queste persone magari un giorno ce le troveremo sulle nostre coste. Nei prossimi giorni, al di là di quali saranno gli sviluppi delle politiche europee sulla questione migranti, la Bourbon Argos riprenderà il largo, pronta ad aiutare altri migranti che con l'arrivo del bel tempo proveranno ad attraversare il Mediterraneo. Era una notizia molto attesa dalle coppie. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che vietava la diagnosi preimpianto per le coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche. Si tratta dunque di un'altra modifica alla legge 40 che in 10 anni, lo sapete, è stata ampiamente cambiata. È fortissima la botta sferrata dalla Corte Costituzionale alla già barcollante legge 40. Finora alle tecniche di procreazione medicalmente assistita potevano accedere solo le coppie con problemi di fertilità. La fecondazione in vitro e le sue derivazioni erano vietate a marito e moglie fertili ma portatori di patologie genetiche. Impossibile la diagnosi preimpianto sull'embrione ammessa in tutta Europa. In pratica, un uomo e una donna che in base alle personali caratteristiche genetiche conoscevano il rischio di concepire un bambino malato, avevano due chance: andare all'estero oppure sfidare il calcolo delle possibilità. In tal caso, nella peggiore delle ipotesi, andavano incontro ad un aborto, un trauma che Maria Cristina Paoloni e Armando Catalano hanno vissuto più volte. Io sono portatrice della malattia genetica distrofia muscolare di Becker. Questa malattia è trasmissibile al 50%, nel senso che il 25% dei figli maschi possono venire malati e il 25% delle figlie femmine possono venire portatrici. Dopo l'esito dell'adolescenza abbiamo deciso di interrompere la gravidanza. Abbiamo dovuto effettuare, dopo il terzo mese, un aborto terapeutico. Parte da questa coppia tenace e da altri due romani, tutti appoggiati dall'Associazione Luca Coscioni e dal Partito Radicale, la decisione di ricorrere un anno fa alla consulta. Il 14 aprile l'udienza ed ora la svolta che dà il colpo di grazia ad una legge nata 11 anni fa e smontata pezzo dopo pezzo nei vari tribunali italiani e stranieri. Sono 10.000 i bambini che nascono ogni anno affetti da una grave patologia genetica. Sono circa 5.000 le coppie che vorrebbero ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita per poter effettuare indagine genetica preimpianto, quindi conoscere lo stato di salute dell'embrione prima del trasferimento in utero. Ma la legge 40 fino a ieri non consentiva tutto ciò. Bisogna ricordare che è la terza volta che la Corte Costituzionale interviene sulla legge 40. Lo scorso anno ha cancellato il divieto di tecniche eterologhe e nel 2009 invece ha cancellato il limite dei 3 embrioni producibili e l'obbligo di contemporaneo impianto. Per ben 36 volte la legge 40 è finita dinanzi ai tribunali di ogni ordine e grado, ma il Parlamento non ha mai deciso di intervenire per modificare la legge 40. 15 giorni fa cominciava l'Expo di Milano, allora torniamo a collegarci con il nostro Raniero Altavilla che si trova appunto all'Expo. Allora Raniero, di che cosa parliamo oggi? Buongiorno Caterina, oggi i temi centrali sono proprio quelli dell'Expo, ossia il cibo, l'agricoltura, nutrire il pianeta, energia per la vita. Noi siamo nella Fattoria Globale 2.0, inaugurata ieri, con il direttore del padiglione Andrea Sisti, con il quale parleremo di che cos'è l'agricoltura del futuro. E Sisti rappresenta gli agronomi italiani, migliaia di agronomi che lavorano appunto all'agricoltura del futuro. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie di essere qui. Noi con questo padiglione vogliamo raccontare quello che sarà il futuro dell'agricoltura e della produzione, ma soprattutto della processazione del cibo che sia sostenibile e duraturo. È importante visitare il nostro padiglione perché troverete i contenuti e le riflessioni che noi abbiamo fatto, che non sono soltanto le nostre, ma soprattutto vogliamo stimolarne delle altre perché
produrre cibo, progettare cibo significa anche condividere un'idea del cibo del futuro. Ecco, condividere l'idea. Spesso agronomi e scienziati non sono d'accordo sugli OGM, che è un qualcosa che avanza, soprattutto negli Stati Uniti. L'Unione Europea ha bloccato la coltivazione, alcune coltivazioni nei paesi dell'Unione. L'Italia esporta molti OGM. Si può coadiuvare l'agricoltura biologica e quella con gli OGM? Assolutamente sì, la rivoluzione verde, il miglioramento genetico è diciamo, il principio attraverso il quale viene definita l'agricoltura, la domesticazione delle piante, e questo processo è stato sempre diciamo, in continuo. Mettere insieme oggi però due realtà e due temi fondamentali che sono la biodiversità e il miglioramento genetico. Questi sono gli strumenti attraverso i quali dobbiamo saper valutare la produzione e saper valutare il futuro che ci aspetta. Perché? Perché senza biodiversità, senza una grandissima e larghissima base genetica non possiamo pensare di avere futuro, ma al tempo stesso per produrre bisogna avere elementi, quindi individui che sappiano produrre, e quindi su queste due cose l'OGM è una delle tecniche che viene messa in campo, ce ne sono delle altre, l'importante è riflettere e condividerle, perché ogni paese, quando noi parliamo di sostenibilità, ogni paese ha la sua sostenibilità, l'America Latina l'85% della produzione per uso alimentare, ma anche per uso zootecnico e OGM. Quando noi mangiamo carne argentina, noi stiamo mangiando carne che è stata allevata con diciamo, alimenti OGM. Così come l'America, così quello che avviene in Cina, che è uno dei paesi più importanti dal punto di vista della produzione degli OGM. Quindi è evidente che abbiamo delle riflessioni differenti e cerchiamo di anche qui di condividerle. L'ultima cosa che le chiedo riguarda la Carta di Milano, è il lascito di Expo. Come poter coadiuvare il vostro lavoro, i vostri obiettivi con quelli che sono i buoni propositi della Carta di Milano, se siete d'accordo? Assolutamente sì, è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo a quella Carta di Milano, perché ha bisogno di una maggiore, come dire, una maggiore definizione dei principi, evidentemente con la nostra Carta della Fattoria Globale, ma soprattutto l'altro lascito, che questo sito non rimanga così, non rimanga una cosa vuota nel tempo, ma diventi un grande network di ricerca e di innovazione per produrre cibo nel futuro. Grazie ad Andrea Sisti, e a proposito di quello che diceva Sisti, cosa sarà del futuro dell'Expo, che quello che sono i temi dell'Esposizione Universale, non si perdano, ce lo riassume nel servizio Carmelo Schinina. Dopo Expo, perché non provare a utilizzare costi permettendo alcuni dei padiglioni altrove? La prima interessante proposta viene dal professor Cherubino Gambardella, che ha coordinato un gruppo di architetti della Seconda Università di Napoli per la realizzazione del cluster biomediterraneo, al quale hanno collaborato 11 paesi, tra cui Albania, Libano, Algeria, oltre alla Sicilia, regione presente all'Expo anche con un suo padiglione a parte. Per consentirne il riciclo, che ci sembra un tema molto importante e di grande attualità in questo momento in cui le risorse non possono essere sprecate, ci sono pochi soldi, ci sono poche opportunità, ritenevamo che questa piazza potesse essere smontata e rimontata così com'è in un altro posto. Pensiamo che essa vada bene in qualunque periferia degradata dei paesi del Mediterraneo, della Sicilia, del Sud Italia, per artisti di strada, per piccole rappresentazioni o medie rappresentazioni, per spazi dedicati all'infanzia, per luoghi di raduno, di conferenza, con una manutenzione assolutamente molto limitata, perché la struttura è tutta zincata e quindi non ha assolutamente problemi di ruggine, di degrado e niente altro. Uno spazio semicoperto di 7.000 metri quadrati, una passeggiata sotto un tetto fatto a volte, crociere, guglie, su un pavimento blu che ricorda il colore del Mare Nostrum, contornato dai vari paesi mediterranei. Costo dei lavori 12 milioni di euro, terminati giusto in tempo per l'apertura della fiera, ma non senza polemiche. Quando piove, la scelta di lasciare alcune zone del tetto aperte, proprio per esigenze di riciclo d'aria durante i mesi estivi, non è piaciuta ai responsabili del padiglione siciliano. Beh, il primo maggio, dopo quella grande pioggia, sicuramente uno dei padiglioni che era del nostro cluster ha avuto delle infiltrazioni. Ancora non sappiamo se il problema è stato risolto. In atto vorremmo le assicurazioni e speriamo che ci siano. Anche dal mini padiglione della Serbia si erano lamentati.
Da quando è che ci siamo resi conto dei problemi che esistevano, dobbiamo ammettere che l'organizzatore ha reagito abbastanza velocemente. Quindi entro pochi giorni ha decorato il padiglione sulla base degli accordi che abbiamo fatto. Ora speriamo anche magari migliorassero i cartelli di indicazioni. Mancano infatti dei segnali lungo il decumano che indichino dove si trova il cluster, che proprio per come si presenta questa piazza chiusa all'esterno dei vari padiglioni che la compongono rischia di avere poca visibilità. La proposta dell'architetto Gambardella comunque piace anche ai protagonisti del cluster. Sta sempre all'Expo e al cluster a andare a concordare su quale potrebbe essere in effetti l'opzione migliore. Personalmente credo che sia una delle idee più interessanti. Benvenga qualunque iniziativa di questo tipo, sia in Sicilia, sia in Campania, sia in Calabria, quindi in qualunque parte del sud. Certo, smontare e rimontare altrove una struttura come questa costerebbe non poco, si parla almeno di 2 milioni di euro, e non è facilissimo trovare una regione o un comune disponibile in questo momento di crisi. Grazie a Raniero Altavilla, grazie anche al tuo ospite. Dunque, mentre 2 settimane fa cominciava l'esposizione universale a Milano, a Firenze prendevano il via le riprese del grande colossal tratto dal romanzo Inferno di Dan Brown, una produzione diretta da Ron Howard che ha portato molti soldi alla città, che è stata trasformata in un vero e proprio set, così come era stata trasformata Roma durante le riprese dell'ultimo 007. Sono sempre di più le grandi produzioni americane che decidono di venire a girare appunto nelle nostre città. Cerchiamo di capirne il motivo. La cosa bella è che Dan Brown scrive queste cose e piazza il mio personaggio, Robert Langdon, in questi posti fantastici come il Louvre a mezzanotte con un cadavere in primo piano, oppure il Salone dei 500, e il piacere è che ognuno ci può arrivare e prendere parte a questa ricerca fisica, a questa caccia investigativa in cui li guida lo scrittore. I giardini di Boboli, Porta Romana, il Duomo, il Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, i posti fantastici di cui parla con soddisfazione Tom Hanks, sono questi e ora sono tutti a Firenze, perché 007 sta a Roma proprio come Inferno, il nuovo film tratto dai bestseller di Dan Brown, sta alla città di Dante e Brunelleschi. Il ministro Franceschini lo aveva detto, in Italia condizioni ineguagliabili per i produttori cinematografici. Se la nuova Hollywood non è più solo sul Tevere, il merito è di una serie di norme che hanno aumentato da 110 a 115 milioni di euro il fondo per le agevolazioni fiscali al cinema e innalzato da 5 a 10 milioni di euro a film per produzione. Un grande film può essere prodotto da più imprese, il limite massimo del credito d'imposta per la produzione esecutiva e le industrie tecniche che realizzano in Italia, utilizzando manodopera italiana. Manodopera in cui rientrano anche le guide turistiche, già perché la città di Firenze ha pensato bene anche di aggiungere il nuovo film della fortunata saga tra le attrazioni della città, trovando puntualmente riscontro, almeno così pare, da parte di un turismo sempre più in balia del marketing, come conferma questa turista che dopo aver letto il libro si dice in sollucero per aver ritrovato tutti i luoghi raccontati dallo scrittore americano. Che i film ambientati in Italia possano essere il più straordinario strumento di promozione turistica e di rilancio dell'immagine dell'Italia nel mondo, più potente di migliaia e migliaia di spot pubblicitari a pagamento in tutte le TV del mondo, come dice Franceschini, è probabilmente vero. Quel che si fa più fatica a capire, però, è se è questo che intendeva lo stesso ministro quando parlava della necessità di moltiplicare e diversificare l'offerta culturale del nostro paese. Perché se di una cosa Firenze non aveva certo bisogno, era proprio di nuove calamite turistiche, piena com'è di luoghi, musei e opere, trascurati quando non colpevolmente dimenticati. E se per disarticolare il percorso obbligato e in certo qual senso asfissiante cui i turisti sono sottoposti a Firenze, Uffizi, Accademia, Palazzo Pitti, Palazzo Vecchio, si ricorre ai luccichii di un film americano, allora viene da chiedersi quale sia l'idea di cultura nazionale e di come si possa affermare l'identità italiana, la tanto pubblicizzata bellezza, senza cedere al cliché imperante di un anonimo gusto internazionale imposto da un sistema globalizzato e anglofonizzato che ha deciso di puntare tutto sull'omologazione.
E continuiamo a parlare di bellezza e di arte, purtroppo minacciata. L'UNESCO, l'abbiamo anche seguito nel nostro telegiornale, si è detta oggi allarmata per l'offensiva dell'ISIS e del Califfato lanciata nell'area vicino al sito archeologico di Palmira. Siamo nella Siria centrale, un sito di grande valore, come ci spiega nella nostra intervista l'archeologa Maria Teresa Grassi, che ha diretto la missione di italiani appunto a Palmira. Palmira è una grande metropoli dell'Impero Romano d'Oriente ed è una città carovaniera, cioè è una città che deve la sua fortuna al fatto di essere collocata in un'oasi, una tappa obbligata nel percorso dalla Mesopotamia, dall'Eufrate al Mediterraneo. Quindi tutte le carovane che dall'Oriente, per Oriente intendo non soltanto l'Oltre Eufrate ma anche l'Asia, anche la Cina e anche l'India, passavano da Palmira. C'è questa nuova minaccia dell'ISIS su Palmira, che significato avrebbe perdere un patrimonio così importante? Beh, la perdita di Palmira sarebbe gravissima e direi non solo di Palmira ma di tutto il patrimonio archeologico della Siria, che è costituito sì di grandi centri urbani, di grandi siti archeologici ma anche di piccole realtà sul territorio. Quindi sarebbe una gravissima perdita, anche perché molti dei monumenti di Palmira si sono conservati fino a noi in condizioni eccellenti, quindi arrivati fino a noi dopo aver superato millenni in buone condizioni, ora la distruzione sarebbe una perdita gravissima. Anche gli italiani hanno contribuito alla sua scoperta. Oltre ai polacchi e ai francesi ci sono stati gli americani, i danesi, c'erano i giapponesi, poi ci siamo stati anche noi per 4 anni come italiani. Quindi era anche bello avere ricreato questa atmosfera mista, che non era più fatta di commercianti e di mercanti, ma era fatta di studiosi. E quindi anche noi abbiamo lavorato a Palmira per 4 anni, purtroppo fino al 2010 poi la guerra ci ha interrotto. Ed è stata una notte da incubo allo stadio della Bombonera. Il derby di Buenos Aires è stato sospeso, vediamo perché. Nell'aprile del 2004 il periodico britannico The Observer ha stilato una lista delle 50 cose sportive da fare prima di morire e vedere Boca Juniors River Plate era al primo posto. Tifo, colore e calore. Il derby tra le due blasonate squadre di Buenos Aires è il più sentito d'Argentina. Una sfida senza esclusione di colpi, sul campo e sugli spalti. Questa notte ne abbiamo avuto l'ennesima conferma. Coppa Libertadores, la Champions League sudamericana. Nello stadio di casa, la mitica Bombonera, il Boca deve rimontare la sconfitta per 1-0 subita nella gara di andata degli ottavi di finale. Va tutto liscio per 45 minuti, qualche fallo al limite del regolamento, tanto agonismo, 6 ammoniti ma nessun gol. Finito il riposo scoppia il putiferio, un gruppo di tifosi del Boca apre una breccia nella recinzione, rompe il serpentone di accesso al terreno di gioco e lancia spray al peperoncino contro i calciatori del River. 4 di loro subiscono le conseguenze peggiori, ustioni di primo grado al volto, al torace e alla schiena. Gli altri provano ad alleviare il bruciore agli occhi con acqua e asciugamani bagnati, ma non è possibile riprendere il gioco. Troppa tensione. Dopo un'ora di disordini e di interminabili colloqui tra la terna arbitrale, i rappresentanti delle due squadre e i delegati della Federcalcio, la partita viene definitivamente sospesa. Una figuraccia davanti al mondo, riconosce Daniel Angelici, presidente del Boca. Si prevedono multe e squalifiche per quello che la stampa locale ha definito il superclassico della vergogna. Siamo stati vittime di un agguato, accusa Ponzio, il principale bersaglio dell'ordigno lanciato dagli spalti. Questo non è calcio, continua il centrocampista del River, ma una vera guerra. Insieme ai suoi compagni di squadra lascerà lo stadio solo grazie alla protezione della polizia. Il Boca rischia di perdere il match a tavolino, a meno che la federazione sudamericana non decida di far disputare i restanti 45 minuti in campo neutro. Nel passato della stracittadina di Buenos Aires non sono mancati episodi tragici. Nel 68, 71 tifosi morirono per il crollo di un cancello dello stadio Monumental. Ma il superclassico è soprattutto gol e spettacolo. Da un lato il Boca, il club gialloblu fondato dagli immigrati genovesi. Dall'altro i biancorossi del River, i Millonarios, così definiti per la loro superiore disponibilità economica. Una rivalità lunga 102 anni, attraversata da campioni che hanno scritto
scritto la storia del calcio mondiale, da Di Stefano a Maradona, da Passarella a Carlito Stevez, la Pash della Juve che dedica i suoi gol ai quartieri più poveri della capitale argentina. Carlos Tevez, number 9. E noi ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Sono le 14.31, TG Cronache si chiude qui, ma torniamo domani insieme a Raffaella Di Rosa per il fine settimana. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi.